sta partendo. Vai. Ragazzi, vai, raccontate tutto. Ma siamo 2511 lavoratori che tra poco perderemo probabilmente il posto di lavoro se non viene trovata una soluzione. Beh, contate pure che è Alma Viva tutto quanto. Tra le parti sociali. Noi siamo la società Alma Viva, tra Napoli e Roma rischiamo in 2511. È chiaro che è una società di telecomunicazioni che però col passare degli anni ha avuto tanti sgravi da parte dello Stato, ha avuto di tutto di più. Sono quattro anni che siamo in contratto di solidarietà. Cioè, in pratica le tasse di tutti i cittadini hanno aiutato gli imprenditori, i proprietari di questa azienda, che però proseguono di fatto una sorta di ricatto occupazionale per ottenere maggiori risorse, e oggi a danno magari dei lavoratori ai quali propongono l'abbassamento dei salari, già salari irrisori. La cosa assurda è che fino ad oggi non c'è stato nessun effetto mediatico se non pilotato, cioè questo è un dramma sociale, mettere per strada 2500 lavoratori dovrebbe essere veramente un boom telematico più che altro, ma invece nessuno ne parla. Parliamo di territori nessuno, come Napoli e Roma, esatto, dove già c'è un tasso elevatissimo di disoccupazione, se noi andiamo a tagliare ancora altri posti di lavoro, dove si va a finire? Cioè non abbiamo speranze al di fuori rispetto a questa azienda che ci offre un salario già dignitoso di appena 650 euro al mese per un part time, perché la maggior parte all'interno di questa azienda siamo tutti part time. Ma poi volevo dire un'altra cosa, volevo far emergere una delle tante contraddizioni di questa vertenza Alma Viva, no? E per il discorso che sta discriminando a tutti gli effetti soltanto i territori di Roma e Catania, ma solo di Roma e Napoli, perdonatemi, ma lo sapete a Catania in questo momento che cosa si sta facendo? Straordinario. I nostri colleghi, che ovviamente non è che voglio accusare, diciamo che i miei colleghi, però stanno facendo straordinario e stanno assumendo dei lavoratori in contratto di somministrazione. Quindi io vorrei dire a che gioco si sta giocando, e il governo questo deve chiedere a questo imprenditore. Allora oggi è l'ultimo giorno, sul tavolo deve scoprire tutte le carte. Inoltre, e poi spiegate poi la cosa della delocalizzazione. Sì, quella potrei, se posso, sì, io un attimino intervenire in questa cosa della... Allora io ci tengo a sottolineare una cosa importantissima. Il 7 dicembre è stato varato un emendamento al 35 bis, il quale emendamento dice esattamente che pensavano giustamente di averci fatto un favore, in realtà ci fanno un autogol terribile, quindi a favore dell'azienda e non dei lavoratori. Perché? Perché sostanzialmente questo articolo dice che dopo nostra pressione che dura da 3 anni, 3/4, che cosa dice questo emendamento? Che il cliente italiano ha la possibilità di scegliere se parlare con l'operatore, ma quale operatore? Quello collocato o nella Comunità Europea o nella extra Unione Europea, il che vuol dire che la Romania e la Croazia, siccome fanno parte della comunità, le chiamate passano dall'Albania direttamente in Romania senza passare dal via come al Monopoli, il che vuol dire che se per un non ben menzionato principio di non discriminazione europea. Allora, per questo principio di non discriminazione europea siamo de facto noi a essere discriminati, perché l'Italia non potrà mai... Voglio concludere una cosa importante. Allora, noi... Ma ammesso e non concesso che non siamo contro l'Europa o contro i nostri colleghi, noi non ce l'abbiamo con i nostri colleghi rumeni o croati, perché noi siamo sempre lavoratori, tutti siamo lavoratori che si alzano la mattina, lavorano e fanno il proprio dovere con qualità, con competenza e con professionalità. Allora, come ne vogliamo uscire da questa cosa? La concorrenza oggi non può essere, la concorrenza deve essere basata sul marketing, sulla comunicazione, sulla distribuzione e infine sul prezzo, non che oggi la concorrenza tra stati viene fatta esclusivamente sulla pelle dei lavoratori, quanto mi costa in Romania e quanto mi costa in Italia. E allora facciamo una cosa, non potete fare, dico io, un contratto collettivo nazionale europeo in cui si dice che non si può aggiottare sul costo del lavoro, è una vergogna a fare una differenza tra il costo del lavoro per fare profitti, perché tra un po' qui ci sarà desertificazione industriale. Il problema è che poi si interviene regolarmente in questo sistema sui salari, cioè la crisi come è stata affrontata tagliando i salari.
perché poi i governi hanno praticamente zero forza, anche zero forza ci vogliono in Europa, portare come in Romania vincoli che ti impongono l'impossibilità di fare determinati interventi, investimenti. Poi quello che poi non so se siete d'accordo, la soluzione che da sempre il Movimento 5 Stelle propone, nel momento in cui ci fosse una sorta di reddito di cittadinanza, chiamiamolo anche salario minimo, chiamiamolo reddito di dignità, in ogni modo. L'imprenditore, sapendo che il lavoratore comunque è tutelato da un 780 euro al mese minimo, a patto che si inserisca in un percorso, non avrebbe il coltello dalla parte del manico qui dentro da dire o voi mi aiutate e accettate il taglio in parte del 20% su questi salari, oppure io li metto tutti in mezzo a una strada, perché il lavoratore avrebbe una tutela, un'arma per poter rigettare il ricatto occupazionale. Esatto, quello è. Sì, ma se, guardate, poi ognuno la vede come vuole. Importante, un discorso. Adesso si tratta proprio di imprenditore scellerato, perché non vuole proprio venire con nulla, perché adesso davanti ad una proposta del governo dove gli dice metti questi lavoratori in cassa integrazione, non mandarli via dopo il 21 dicembre, lui batte il pugno sul tavolo e dice ancora una volta no. Io lavoro per questa azienda da 16 anni, non lavoro da un giorno, ma la colpa, la responsabilità di tutto questo, e sembra quasi una ripicca, sembra quasi che stia giocando con le nostre vite. Non glielo possiamo più permettere, perché sono 9 mesi nei La colpa di tutto questo è anche delle multinazionali. Stiamo parlando di 80.000 persone. Oggi c'è questo incontro. Poi che cosa vi aspettate? Cosa sperate che esca? Poi al di là di quello che si può fare dopo. Oggi quale può essere la soluzione migliore? Quello che vi aspettate? Il rispetto almeno dell'accordo del 31 maggio, che già è stato firmato. Quindi che l'azienda in questo momento non ci mandi per strada innanzitutto. E secondo quindi lei, oggi che cosa sarebbe utile fare? Che cosa si auspica che venga fuori da questo ultimo incontro? Che appunto le istanze dei lavoratori, questi ragazzi, come io li ho conosciuti a Napoli, mi hanno invitato qui e possano essere accettate, ma il problema è che questi governi non hanno nessuna forza, non avendo anche degli strumenti, perché ripeto, manca in Italia uno strumento come il reddito di cittadinanza, sono in balia dei capricci o dei capricci o dei ricatti di imprenditori che volendo esclusivamente intervenire sul costo del lavoro riescono ad avere il coltello dalla parte. Quindi secondo lei l'unica soluzione in questi casi è il reddito minimo? Per noi sapete che questa è una battaglia fondamentale. Io mi rendo conto che ogni qualvolta c'è una vertenza, e io mi sono occupato con i lavoratori dell'Italia Maintenance System, c'è un'altra vertenza qua di Alma Viva, ce ne stanno di queste realtà drammatiche, questo è il paese reale, ce ne stanno a centinaia. E anche per quello poi io personalmente ho questa enorme rabbia nel corpo, perché il Parlamento si occupa esclusivamente ormai dal 2005 ad oggi di fatto di leggi elettorali. L'ha capito? Perché poi stiamo fuori a parlare, a sostenere come forza d'opposizione il paese reale. Cioè non ci sarà mai una soluzione senza il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è l'unica manovra economica che consente di dare dignità a queste persone che avrebbero tutti quanti 780 euro per campare, per inserirsi in un percorso lavorativo e una volta inseriti in un percorso formativo trovare altri lavori qualora un'azienda dovesse chiudere. Ma l'imprenditore, sapendo che il lavoratore ha questo strumento, non li tratterebbe con l'arroganza con la quale sta trattando tutti questi cittadini. Noi siamo dei professionisti. Anche perché di fatto gli ammortizzatori che ci vogliono dare sono di fatto soldi pubblici, come sarebbero anche almeno che venissero distribuiti in maniera equa. Però noi siamo stanchi degli ammortizzatori, perché le spiego. Noi vogliamo una soluzione strutturale al mercato. Il governo aveva la possibilità di risolverla strutturalmente questa situazione il 7 dicembre, non l'ha fatto. Quindi sono complici. Ora, o sono complici per due ragioni, perché lo sono apposta, o perché semplicemente non possono, in Italia non si possono fare più le leggi per tutelare gli italiani per un principio di non discriminazione europeo. Per me questa cosa è assurda. È la logica del libero mercato, che libero non è mai. Allora, l'imprenditore, in questo caso il dottor Tribi, lui per anni, io definisco imprenditore chi investe, sui propri dipendenti, invece lui in tutti questi anni ha vissuto sempre con ammortizzatori sociali, non ha mai attivato un piano industriale, non ha mai lavorato sui propri dipendenti per capire quali eventualmente fossero le loro esigenze e quindi anche fare delle proposte decenti, perché oggi come oggi lui parla di licenziamenti, ma non è mai venuto a chiedere a noi realmente di cosa potessimo avere bisogno, oppure io sono full time, ma cosa ti dice che se
tu mi fai una proposta alternativa, io mi possa ridurre eventualmente il mio orario di lavoro. Quindi andare a lavorare sui singoli dipendenti e riuscire a capire eventualmente come uscire da questa crisi. Invece c'è stato sempre un no secco da parte sua. Comunque ci sono 5.300 persone che pure qua le stiamo informando su questo dramma. Vuoi concludere? Ma che dire, io spero solo che tra qualche giorno riusciremo a passare un Natale sereno, perché oramai siamo veramente esausti. siamo arrivati proprio ai limiti. Sono sei mesi, non ricordo. È da maggio, che da quando è stato firmato questo accordo, non so quante volte siamo venuti a Roma. Oramai noi napoletani ci definiamo romani praticamente, visto tutte le trasferte che abbiamo fatto in 200-250 di noi da Napoli a Roma. E dico che ognuno si passi la mano per la coscienza e cerchi di, voglio dire, ottenere un qualcosa assumendosi le proprie responsabilità di quello che fa. Perché noi siamo dei cittadini italiani e noi cittadini andiamo tutelati in qualità di cittadini italiani. Assolutamente. Ah, volevo, se posso aggiungere un'altra cosa. Tempo fa il direttore del TG, della testata giornalistica nazionale, attenzione, non stiamo parlando di Tele Garibaldi, insomma, trasmisero in prima serata, in un telegiornale in prima serata, la situazione dei call center in Albania, e vedevamo i nostri, diciamo, colleghi albanesi che ballavano tranquillamente sulle position, stappavano le bottiglie di champagne, perché giustamente lì in Albania guadagnare 2 euro all'ora per loro è un gran bel salario. Quindi noi ribadiamo con forza che ormai la tendenza dell'Europa è quella di una banda, tra virgolette, di persone che non fanno altro che giocare sulla pelle della gente. Dove mi costa di meno, io là vado ad aprire i siti produttivi. Questa non è una risposta. E per me è vergognoso che in prima serata in un telegiornale nazionale fanno vedere i nostri colleghi che ballano sulle position, mentre noi stavamo per perdere e stiamo per perdere il posto di lavoro, e sono 9 mesi che combattiamo e nessuno ci ha mai ascoltato. Ma soprattutto la politica, nessuno al governo ci abbia mai ascoltato. Perché poi lo Stato, ad alcuni imprenditori li dà dei quattrini. Come? Senza pretendere in cambio, esatto, l'obbligo, esatto, della mancata, esatto, delocalizzazione. Esattamente. Bravo. Cioè, vuoi andare in Albania, restituiscimi tutti gli ammortizzatori, questo è il concetto, come venne fatto con la Fiat. Rimetti sul tavolo nel momento in cui lo Stato ci mette dei quattrini che provengono dalle tasse di tutti i cittadini, senza pretendere appunto in cambio l'obbligo di una mancata delocalizzazione, garantisce delle armi a certi imprenditori di multinazionali infinite. Non ce la faremo mai senza bloccare le delocalizzazioni, o quantomeno impedire fisicamente che coloro che ricevono sussidi da parte dello Stato, appunto, possano andare all'estero a produrre, a spostare l'azienda, e il reddito di cittadinanza. Questa è la nostra proposta, sperando di far passare questo tema. Salutate tutti.